se li sincronizza. Non sono sincronizzati, però. Aspetta. Quindi è attrezzato per registrare. Sì. Low tech ma funziona. Ragazzi, ci siamo? Allora, buongiorno, sono Santi, piacere. Adesso cercherò per le prossime 4 ore di raccontarvi qualcosa riguardo la programmazione ad oggetti in Python. Ovviamente questo è un argomento che nei corsi universitari si dovrebbe fare in 8, 10, 12 ore, noi ne abbiamo 4, non dico che siamo stretti, però non, insomma, bisogna, non potremo restare sugli argomenti, non potremo vedere gli argomenti fino in fondo, non potremo restarci il tempo che questi argomenti meriterebbero, ma pazienza, abbiamo queste ore, le facciamo fruttare. Allora, un paio di riferimenti, oggi cerco di terminare alle 19 in punto, per quanto possibile. Se non dovessimo riuscire a fare tutto, pazienza, io ho preparato un materiale in eccesso e dove arriviamo arriviamo, tanto poi c'è settimana prossima, cerchiamo di non andare troppo in fretta. Riferimenti, immagino che li sappiate, il primo ha il URL dove abbiamo tutti i materiali, dove abbiamo messo tutti i materiali del corso, il secondo è il nostro canale di YouTube dove abbiamo già messo le prime due lezioni, la terza e la quarta, dove dovrebbero continuare ad andare le prossime lezioni, poi ovviamente le documentazioni a Python e un link a Stack Overflow dove e che è un forum online dove submittare le vostre domande, dove una enorme comunità e ci saranno molti esperti pronti a soddisfare le vostre domande. Possibilmente è facile che siano state già poste, per cui date una ricerca anche solo direttamente Google ed è facile che Stack Overflow esca direttamente, per cui non ci deve essere problemi. Tool utili, mi verrebbe da segnalare IPython che abbiamo qua, e come Python direttamente, semplicemente un po' più carino da utilizzare in maniera diretta perché mi fa un pochino di autocomplete, oppure mi printa le cose in maniera più carina. Quindi un pochino in più rispetto all'interprete tradizionale e può venire utile. Allora, andiamo straight to the business. Che cos'è un oggetto? Che cos'è la programmazione ad oggetti? La programmazione ad oggetti è una programmazione che si basa sul concetto di oggetti. Grazie al cacchio. Allora, secondo la definizione che studiamo nei corsi di ingegneria del software, un tipo di dato astratto è un'astrazione sui dati che non li classifica in base alla presentazione, bla bla bla. È una definizione che sicuramente ha i suoi meriti, però però non ci aiuta veramente a capire di cosa stiamo parlando. Allora, un tipo di dato astratto è un insieme di dati
e le operazioni che possiamo fare su questi dati. Ad esempio, se abbiamo un numero complesso, se vogliamo fare una classe del numero complesso, abbiamo come dati, per esempio, la parte reale o la parte immaginaria di un numero, che sono due dati, diciamo, base, che sono due numeri, a parte il fatto che in Python i numeri complessi sono essi stessi dati base, lasciamo perdere. E su questi dati, no, cioè su questa coppia di dati, che cos'è che rende questa coppia di dati un numero complesso e non magari una latitudine, una longitudine, e non magari il numero della posizione e il punteggio ottenuto da una persona che è in quella posizione? Ciò che rende questa coppia di numeri un numero complesso è le operazioni che noi andiamo a fare. Quindi dei numeri complessi potranno essere moltiplicati, potranno essere divisi, aggiunti, sottratti tra di loro, avranno un modulo, avranno un'anomalia, avranno quindi conversioni in coordinate polari. Se prendiamo un file, tipo di dato che abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, il file ha il suo nome, ha le sue modalità di accesso, ha le operazioni di scrittura, le operazioni di lettura, le operazioni di spostamento, sapere dove siamo, eccetera, eccetera. Un'anatra avrà le informazioni che c'ha sulla targhetta, avrà la sua posizione registrata attraverso sistemi GPS o di rintracciamento che dir si voglia, può camminare, può nuotare, può starnazzare, può, insomma. Il concetto è che noi abbiamo dei dati e delle operazioni su esso. E questo formano un tipo di dato astratto, il cosiddetto tipo di dato astratto. Poi bisogna distinguere tra una classe, che è lo stampino che utilizziamo per creare gli oggetti veri e propri che poi andremo a utilizzare, gli oggetti che hanno questo tipo di dato astratto. Quindi la classe è quella dove noi andiamo a dire quali sono i campi, i dati di questa classe, e dove andiamo a definire le operazioni che avverranno sui dati di questa su questi dati. E poi distinguere dalle istanze, che sono gli oggetti veri e propri che abbiamo creato con lo stampino della classe. Adesso è importante perché mentre noi andiamo a definire per motivi di sintassi o di linguaggio tutto quanto all'interno della classe, poi nell'utilizzo vero e proprio alcuni dati, alcune informazioni saranno collegate alla classe, altri dati, altre operazioni saranno collegate all'istanza. Questo almeno in linea teorica. In pratica di metodi che si applicano sulle classi in Python ce ne sono ben pochi, e quindi possiamo tranquillamente assumere che i metodi sono semplicemente operazioni sulle istanze. Quindi, ad esempio, questa è la sintassi per creare una classe anatra. Ed è semplicemente un contenitore class, nome della classe, parentesi, due punti, e l'insieme di assegnamenti o definizioni che stanno all'interno della classe. Quindi è sostanzialmente un contenitore di funzioni, in un certo senso, non c'è niente di particolare, che poi possiamo andare a utilizzare in questo modo. Allora, la prima cosa importante da capire è questo init con due underscore prima e due underscore dopo. Questa funzione, che si chiama in questo modo e non altri modi, è il costruttore della classe. Viene chiamato ogni volta che noi andiamo a creare una nuova istanza della classe, e non deve fare altro che andare a impostare i dati della classe stessa, perché classi sono date operazioni. Le operazioni ce le abbiamo già qua, alle operazioni mancano soltanto i dati su cui operare. I dati ci vengono dati a runtime, da chi poi i dati li andrà a utilizzare. Un'altra cosa da notare è la firma, la riga iniziale, diciamo, del metodo, che prende questo parametro particolare in prima posizione. Tipicamente come standard si chiama self, ma può essere chiamato in qualsiasi cosa. La cosa importante è che in prima posizione, e che poi chi va a utilizzare questa classe in realtà questo parametro non lo passa.
qua abbiamo self name Duffy, questo il parametro è name, anche se qui non è in prima posizione, perché anche qua quack, qui quack mi prende un parametro, questo parametro è questo, è il parametro self, il parametro in prima posizione viene passato implicitamente dal implicitamente dal linguaggio qui, in un certo senso qui abbiamo paperino.quack, ma se noi chiamassimo duck.quack di paperino il metodo funzionerebbe lo stesso, anzi lo facciamo direttamente, class duck def qua def init self name, self name what name the def quack self print self, print self.name per farla breve, ovviamente class, scusatemi, stack quindi vediamo che effettivamente se noi, che noi chiamiamo il metodo per come è stato impostato all'interno della funzione, quindi duck dentro c'è quack, quindi duck.quack che ci passiamo dentro l'oggetto, o se facciamo la notazione normale paperino.duck.quack è la stessa cosa, è una modifica, è un syntactic sugar, è una modifica che il linguaggio fa per noi in modo tale da poterci permettere di utilizzare la normale notazione oggetto punto metodo oggetto punto dato, ma quello che ci interessa sapere è che quindi quando noi andiamo a fare dei metodi delle classi, prego. Sì. Self è l'oggetto su cui stiamo andando a operare. Per esempio, qui abbiamo un metodo che mi dice nome dell'oggetto, l'anatra dice quack. Dove self è l'oggetto su cui stiamo operando. Cioè, è l'oggetto stesso. Quindi mi rendo conto che il punto è che questo. Quindi, cioè, se noi andiamo a creare un altro oggetto, un oggetto di tipo duck e chiamiamo lo stesso quack, il metodo quack, qui abbiamo l'altro oggetto, qui dentro abbiamo dentro il self un altro oggetto di tipo duck e quindi poi la format va a prendere un punto name dell'oggetto che gli abbiamo passato, quindi l'oggetto diverso. Cioè il discorso è che noi andiamo, che i metodi sono operazioni sui dati. Self ci dà l'accesso ai dati dell'istanza stessa. Sì, prego. Nel limit. Sì. Il limit uguale Duffy è un valore di default. Sì, è un valore di default. Per cui io posso chiamare anche paperino uguale duck parentesi aperta parentesi chiusa, funziona lo stesso ed e il l'anatra ci verrà, avrà il nome di default Duffy. Ecco, questo probabilmente non avrà avuto modo di farvelo vedere, questo è un modo per utilizzare la format andando con l'accesso diretto sui campi, quindi io passo qua dentro format di self e lì scrivo name, avessi scritto questo, print di tata, quack, punto format di self name, sarebbe stata la stessa cosa. Viene più
viene più comodo farlo in questo modo, mettere il self qua dentro e il metodo, il dato là dentro, semplicemente perché così si passano meno parametri, c'è meno roba da scrivere, insomma è esattamente equivalente, non cambia assolutamente niente. Domande? È importante che questa parte sia chiara. Ok. Adesso andiamo a prendere, a ricostruire l'esempio che abbiamo fatto l'altra volta con l'agenda, però con le classi. Prima di tutto una domanda: perché sarebbe, se può essere importante, può essere necessario riscrivere l'agenda che abbiamo fatto l'altra volta utilizzando le classi? Ad esempio, mettiamo caso che noi abbiamo costruito un sistema di agende super fantastico, lo vogliamo mettere su internet, ma ognuno deve avere la sua agenda. Non può essere che ci sia un'agenda in comune a tutti. L'altra volta noi abbiamo, per motivi così didattici, abbiamo fatto un'agenda con dei valori globali messi all'interno del file, vabbè, ma questo non è necessario, ma in sostanza ci poteva essere soltanto un'agenda alla volta all'interno del programma. Se noi andiamo a creare una classe agenda, possiamo poi istanziarla e avere tante istanze quanto ci servono, ogni istanza ha i suoi contatti, e questo problema l'abbiamo risolto con sforzo minimo. Infatti, allora ricapitoliamo quali erano le operazioni che avevamo definito. Avevamo un dizionario, Panterino 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 e poi su questi contatti siamo andati ad agire, quindi avevamo una add contatto, quindi nome, numero, contatti di nome uguale al numero, avevamo una set, ma la set cosa avevamo? Una remove di nome, find del contatti nome, avevamo una find, giusto, nome contatti nome. E poi avevamo una avevamo qualcosa per dampare e caricare da disco. Vabbè, questo è un po' meno importante. Abbiamo queste funzioni. Come ne creiamo un oggetto da questo materiale? Ma nel modo più semplice possibile. Ci aggiungiamo class agenda e indentiamo tutto il resto. A parte questo, no? Questo perché no? Perché questi sono i dati, questi devono essere passati attraverso l'inizializzatore, attraverso il costruttore, non fanno parte del concetto di agenda, sono informazioni dell'istanza stessa. Ok? Quindi abbiamo bisogno, prima di tutto, di modificare tutte queste informazioni in modo tale che non mi vanno a modificare direttamente sul dato globale contatti, ma che vadano a modificare il dato dell'istanza agenda. E per avere un dato dell'istanza agenda abbiamo bisogno di un costruttore, def init di self è l'oggetto che andiamo a costruire, self.contatti uguale contatti, dove contatti lo mettiamo e lo riceviamo per parametro, e magari ci aggiungiamo anche dizionario tra nome e numero di telefono. Questo è un modo per annotare parametri nuovo in Python 3. Possiamo fare. E sì. Sì. È un modo per annotare i parametri. È un nuovo modulo.
Sì, è come se fosse un commento, in realtà non fa niente, ci si possono costruire dei sistemi di sopra, ma è una semplice annotazione sul parametro contatti. È come se scrivessi qua una doc string. Riceve come parametro un dizionario. Sì, un commento attaccato direttamente al parametro stesso. Sì, è una stringa. Non è necessariamente una stringa, ci può attaccare anche un numero, un tipo, quello che vuoi. Dimmi. Prego. Le doc string e i parametri sono importanti perché in Python non avete dichiarazioni di tipo, quindi a volte il nome non è sufficiente a farvi capire che cosa serve quel parametro. Se ci aggiungete dopo un bel commento si capisce all'istante. Sì, per esempio qua contatti, che cos'è? Una lista, un file, cioè potrebbe essere una lista di nomi, non lo so. In realtà qua non stiamo utilizzando niente di particolare dei contatti se non il fatto di poterci accedere con una chiave e di poter impostare e eliminare dati. Non ci interessa realmente che sia esattamente un dizionario, ci torneremo su questo punto. Poi, una volta che abbiamo fatto questo, la nostra classe c'ha il bellissimo campo self contatti. A questo punto non ci resta che utilizzarli, invece di contatti di nome utilizziamo self contatti, invece di del contatti usiamo self contatti, invece di return contatti abbiamo self contatti. Boom! La nostra prima classe in Python. E poi la mia agenda uguale a agenda di contatti. Domande? Va bene. Primo. Sì, delf find. Ci sentiamo pronti? Prego. Ma anche di più di un pezzo. Così viene anche meglio. Prego. C'è qualche differenza tra dichiarare la classe così senza parentesi nome e due punti? Sì, la differenza è che senza le parentesi quadre e due punti non compila niente. Ups. Posto? È chiaro a tutti questo? Veramente importante. Speriamo. Allora. Torniamo a quello che abbiamo detto prima, il cosiddetto, la considerazione che si è scaricato il microfono e o non funziona e che quindi devo alzare la voce. Torniamo a quello che abbiamo detto prima. Qui a noi non interessa veramente che a questa classe noi passiamo un dizionario? A noi che cosa interessa di contatti? A noi interessa che poter accedere a dei campi, poter impostare dei campi in base al nome. A noi interessa poter ritirare in base al. Grazie. A noi interessa poter assegnare, quindi memorizzare in base all'informazione la chiave, il valore associato. A noi interessa questo, a noi interessa sapere che noi stiamo utilizzando la classe dizionario. Che è già presente in Python e non nessun'altra implementazione diversa, giusto? A noi interessa che nome sia una stringa? A noi interessa che numero sia una stringa? Nome potrebbe piuttosto essere un oggetto contatto, un oggetto persona che ha magari il campo nome, il campo cognome, il campo indirizzo. Alla classe agenda interessa ben poco alla fine dei conti. Quello che interessa è che avere
dei nomi, dei contatti e un sistema per associare a un nome un contatto. E l'agenda poi si prende in carico di fare le cose che uno si aspetta da un'agenda: aggiungere, rimuovere, sottrarre, cercare, cose di, magari fare magari una stampa, un dump, non lo so, operazioni proprie dell'agenda. La realizzazione in, per esempio in Java, di questo sistema lo si fa con l'inheritance, con le interfacce. In Python questo si fa in modo più semplice. Se non conoscete Java, se non conoscete l'inheritance, non vi preoccupate, sull'ereditarietà ci passiamo settimana prossima. Se non conoscete interfacce, non vi preoccupate. L'importante è capire che queste cose in Python vengono gestite in maniera diversa. Vengono gestite attraverso la filosofia del duck typing, letteralmente la tipizzazione ad anatra, dove a noi non interessa sapere di che tipo sono gli oggetti finché si comportano come oggetti del tipo che noi immaginiamo essere. O in altri termini, quando vedo un uccello e l'uccello starnazza come un'anatra, e l'uccello nuota come un'anatra, e l'uccello cammina con un'anatra, a un certo punto è un'anatra per quanto mi riguarda. Non ho bisogno di sapere altro. Se a me interessa soltanto come cammina, se a me interessa sapere soltanto come starnazza e come nuota. Ad esempio, consideriamo questa funzione in cui abbiamo aggiunto un pochino di feature linguistiche, così per divertimento. Cominciamo per esempio dalla prima riga, dove abbiamo quell'asterisco. Che cosa serve? Allora, questo è un modo in Python per avere una funzione che accetta un numero arbitrario di argomenti. Ad esempio, torniamo qua un attimo, def. Abbiamo il microfono, grazie. Wait, please. Ok, ad esempio, fischia, non so perché. Allora, def foo. Foo è un termine tipicamente utilizzato nel linguaggio per dire una qualsiasi cosa, non importa che cos'è, come chiamiamo questa funzione, così solo per dimostrazione. Un'altra parola simile, bar, print bar. Abbiamo una funzione, vediamo come avviene questo passaggio di parametri un po' insolito. Se lo passo senza parametri, sostanzialmente bar è la lista con tutti i parametri che passo o non passo alla funzione. Quindi se non ne passo nessuno, fumi da, anzi, una tupla vuota. Se ne passo uno, mi dà una tupla con un elemento. Se ne passo 25.000, magari sintatticamente corretti, me li metti in una tupla. E questo è un modo per accettare parametri in numero arbitrario, non ci interessa quanti sono, tanto alla fine noi operiamo su una lista. Poi che cosa facciamo con questi elementi che ci vengono passati? Seconda riga. Prendiamo il primo, lo mettiamo in una variabile results di risultato. Poi dall'elemento 1 in poi, questo è uno slicing, vi consiglio, sono cose, e vuol dire dal secondo in poi, in sostanza. È un modo veloce per dire voglio gli elementi dall'indice A all'indice B. Questo è un modo per dire dall'indice A in poi, e dove in questo caso A è 1. Quindi, siccome si conta dallo 0, l'indice 1 è il secondo. Quindi, per ciascun item dal secondo in poi, prendiamo il risultato e ci aggiungiamo item. Quindi, qual è il risultato finale? E poi ritorniamo, ovviamente, non item ma result. Qual è il risultato finale di questo oggetto?
ci passiamo dentro 1, 2, 3. Prima cosa, il primo passaggio è risalto uguale 1, 2, 3 di 0, quindi 1. Poi ci facciamo risalto uguale a risalto 1 più il secondo elemento 2, 1 più 2, 3. Facciamo un altro ciclo, risalto uguale a risalto 3 più il secondo elemento 3 uguale a 6. Quindi 1, 2, 3, 6. Il risultato è che faccio la somma degli elementi che mi entrano come parametri. Ma mi interessa che siano numeri? Potrebbero essere stringhe. Le stringhe hanno l'operazione di somma ed è per le stringhe è definita la concatenazione. Potrebbero essere delle liste e le liste hanno la somma. In questo caso potrebbe essere il risultato è il concatenamento di liste. Potrebbero essere cose che non hanno senso. In questo caso il chiamante si prende un'eccezione. Sono problemi del chiamante, ecco. Creare un sistema del genere in linguaggi che potreste conoscere come il Java è innaturale, possiamo dire. Si potrebbe farlo con un'interfaccia che garantisce che i metodi, che le cose che poi andiamo a sommare con SumOf hanno un'operazione di somma, e poi dentro questa funzione facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto in Python, ma semplicemente utilizzando questa funzione. Ma ovviamente una cosa del genere non vi può andare a funzionare sui tipi di dato che sono definiti dentro Java, che l'interfaccia summable e la funzione sum fatta in questo modo non ce l'hanno. Mentre in Python queste complicazioni non esistono. A me interessa semplicemente che il più sia definito, che l'operazione di somma sia definita, poi qualsiasi cosa mi venga dentro quella funzione non interessa. Similmente qua, nell'agenda, a me non interessa che cosa viene passato come contatto. L'importante è che poi io lo posso utilizzare nei modi in cui io mi aspetto che venga utilizzato. Quindi guadagniamo in termini di flessibilità, perché per esempio una funzione che faccia la somma di stringhe in Python non mi pare ci sia, perché la sum vuole soltanto come argomento vuole solo una lista di numeri, non una lista di chissà che cosa. La funzione inbuilt sum fa questo controllo, la nostra sumOf no. Quindi possiamo guadagnare flessibilità perché appunto possiamo fare, abbiamo delle opportunità che, per esempio come questa che il Java non ci offre. Ma ovviamente se le cose poi finiscono per esploderci sotto mano, lo sappiamo soltanto nel momento in cui effettivamente queste vanno ad esplodere, perché non c'è controllo sui dati. La teoria del asking for forgiveness is better than requesting permission. È meglio chiedere scusa che chiedere permesso. È una delle 10 massime del Pythonismo. Però c'entra che non dobbiamo che è meglio sperare che quello che ci viene passato è qualcosa che si comporta come un dizionario, e se non è un dizionario creiamo un'eccezione, pazienza, chiediamo scusa, piuttosto che imporre che quello che ci viene passato è un dizionario, quindi chiedere permesso e imporre che quello sia un dizionario, al costo però di sacrificare, di sacrificare flessibilità. Per Sì. fare un esempio, perché è così. Ho capito che è una filosofia, ma Sì. concretamente per il momento è un'opinione Sì. Vabbè, sì, ho capito che è un'opinione, ma anche l'opinione di Guido Marrossum, chi il linguaggio l'ha creato e l'ha disegnato. E come tale, come qualsiasi opinione, ha i suoi punti forti, i suoi punti deboli, le sue pecche, e questo è il modo in cui molti programmatori ragionano, semplicemente. Prego. Certo. Mettendo un blocco except, allora saltiamo la fase di controllo.
sperando che il 90% delle volte arrivino dati corretti, e quindi il 90% delle volte saltiamo i controlli. Parte della filosofia di Python è che i programmatori sanno quello che stanno facendo e che non è necessario proteggerli da loro stessi. Se poi i programmatori creano casini, ovviamente hanno un po' meno tool di analisi statica per andare a sbrogliarseli, però sanno anche che in queste situazioni ci si sono cacciati con le loro mani, insomma, dai. Ma infatti negli ambienti enterprise, dove un'eccezione vuol dire che il sistema se ne va in alt completo, cioè bisogna andarci molto più con le molle. Una programmazione un po' più sciolta, questo può dare molta più produttività, perché non sei imbrigliato dal sistema di tipizzazione statico e esplicito di Java. Per esempio, quante volte in Java, almeno a me è capitato spesso, tante volte, di voler restituire due parametri alla volta, due risultati alla volta. E con la tipizzazione statica esplicita, per esempio, c'è C Sharp che ci sta provando con il tipo di dato tupla definito in 20 volte diversi in base al numero di elementi che una tupla può avere, fino a 20. E quindi sono cose che proprio non si riescono a tradurre proprio in un sistema di linguaggio che è basato su altri valori, come quello della correttezza, cioè il fatto di avere la garanzia, più maggiori garanzie di correttezza. È proprio un discorso di filosofie diverse di design del linguaggio stesso. Allora, questa è una discussione importante, effettivamente. Allora, abbiamo visto come init è un metodo molto importante e particolarmente importante, e come il suo nome sia effettivamente faccia differenza, perché se chiamo self un altro nome non gliene frega niente a nessuno, ma se init non ha il nome init non è un costruttore. Init non è l'unico metodo che ha un nome particolare. Python ne ha parecchi di metodi di questo genere. Per esempio, un altro esempio è underscore underscore add underscore underscore, che mi va a definire la somma. Prendiamo di nuovo l'interprete. Immagino voi non conosciate, se non lo conoscete lo conoscerete adesso, la comoda funzione dir. Dir prende un oggetto, tra parentesi praticamente tutto quanto in Python è un oggetto, e ne enumera i campi, i metodi, le funzioni che esso ha. Per esempio, lo facciamo sul nostro duck e qua troviamo quack, perché l'abbiamo definito, perché è una delle cose che sono definite. Ma vediamo che duck ha anche un mare di altre cose che noi non abbiamo chiesto che dentro ci fossero. E diciamo che la risposta a questo quesito purtroppo la dobbiamo dare settimana prossima. Ma in breve, e questo è perché sono delle cose che vengono standard in tutti gli oggetti. Tutti gli oggetti in Python hanno queste cose standard. E poi se non va bene l'implementazione standard, basta ridefinirle come serve a noi. Ma andiamo a vedere per esempio i tipi di dati che sono già dentro Python. Per esempio il numero. Che cosa abbiamo qua? Abbiamo abs, forse servirà la funzione abs per avere il valore assoluto. Abbiamo add per aggiungere. Abbiamo end per fare operazioni di end logico, bool per convertire in booleano, abbiamo seal per il ceiling, abbiamo ec per vedere se due numeri sono uguali, abbiamo ge per vedere se un numero è maggiore o uguale di un altro, abbiamo l shift per l'operazione di shift a sinistra, ad esempio abbiamo neg per avere l'opposto di un numero, abbiamo pow per elevare a potenza un numero, abbiamo round, abbiamo
str per convertire un numero in a stringa. Prendiamo un altro oggetto, una lista. Che abbiamo qua? Abbiamo ancora un add. Caso strano, sia le stringhe che i numeri hanno, supportano l'aggiunta, e quindi tutte e due hanno il metodo add. Ma per esempio qua abbiamo un contains. Contains viene chiamato quando noi facciamo un controllo del tipo 2, 3, 2 in 2, 3, vero? Se noi facciamo 2, 3, punto, contains il 2, abbiamo fatto lo stesso controllo. Quando noi chiamiamo in, il linguaggio dietro delle quinte va a chiamare contains. Abbiamo, non so, reversed, abbiamo dell'item, questo viene chiamato quando noi facciamo del di a di 2, se ha una tupla. Abbiamo le operazioni di maggiore e minore, abbiamo tante cose. Andiamo a vedere per esempio una tupla piuttosto che una, piuttosto che la lista. Sappiamo che le tuple non sono mutabili, la lista sì. Dir, non def, dettagli. Abbiamo ancora add, ma per esempio abbiamo get item che anche dir, che anche la lista ha, ma la lista per esempio ha set item e la tupla no, perché la tupla è immutabile. Quindi quello che spero, che questo breve tour tra i campi offerti dei tipi standard di Python vi abbia fatto capire è che la stragrande maggioranza delle operazioni che sembrano basilari, che sembrano, per cui abbiamo una sintassi semplice come 2 più 2 nel linguaggio o 2 in 2 3, in realtà vadano a basarsi su dei metodi tradizionali normali con dei nomi ben specifici. E nella documentazione di Python questi nomi sono detti special method names, nomi speciali di metodo. E la cosa importante è che se noi andiamo a creare i nostri oggetti, prego. Sì, va a vedere i campi che ha la variabile stesso, quindi tipicamente i campi che ha una classe, che una classe definisce su quell'istanza. Certo, a uguale a 2, 3, dir a. Ma quello è del 2, 3? Sì, dir di list. Questa volta l'abbiamo fatto direttamente sul tipo. Prego. Cioè mi chiedevo se il concetto di variabile non c'è. La variabile è un riferimento tra il nome della variabile stessa e il suo indirizzo di memoria, in un certo senso. Per cui no, la variabile non è un oggetto, non c'è un oggetto di tipo di classe variabile, no, non, questo non c'è, non, credo proprio di no. Prego. La cosa importante però è che una volta che noi conosciamo questi nomi speciali di metodi, noi li potremo utilizzare nelle nostre stesse classi per implementarle e avere supporto dal linguaggio. Cioè, in parole povere, mettiamo caso di avere un vettore, una classe che mi faccia da vettore bidimensionale. Uso la matematica perché a un certo punto noi stiamo lavorando con più, meno, per operazioni che sono operatori matematici. Per cui scusatemi se sono magari cose un po' aride, ma tant'è. Prendiamo una classe vettore, ci passiamo x e y come del costruttore,
quindi abbiamo un vettore di componenti x e y, e definiamo la add di due vettori AB. Di nuovo, non è importante che si chiama self quanto che in prima posizione. In questo caso non ci interessa nemmeno quale oggetto è in prima o in seconda posizione, perché meno teoricamente l'addizione è un'operazione commutativa. Non è necessario che l'addizione sia un'operazione commutativa, perché se noi non la richiamo commutativa, comunque Python ce li passa nell'ordine in cui li specifichiamo. Cioè, facciamo così: class fu def a b, print a print b. Se noi specifichiamo, certamente se noi specifichiamo l'ordine, poi succede che a uguale a fu, b uguale a fu, a più b, b più a. L'ordine conta in realtà, però in questo caso l'addizione nell'addizione non deve contare, quindi mi sono permesso di chiamarli a b piuttosto che self add, ad esempio, o self second. In ogni modo, quello che facciamo è creare un nuovo oggetto con il valore della somma, che ovviamente non è x più x, ma è x più bx e ay più by. Meno male che l'ho riletta 4 volte questa presentazione. E quello che succede poi in pratica è che creo un vettore, ne creo un secondo, li sommo, e come se fosse le cose funzionano, cioè come se fosse stato come se fossero, li posso gestire come se fossero numeri, come se fossero stringhe, come se fosse qualsiasi cosa su cui è definita un'addizione, come se fossero parte integrante del linguaggio e non un'aggiunta che io ho creato in un secondo momento. In Java, se io creo una classe in un secondo momento, non potrà mai supportare il più. Al massimo ci posso definire un punto sum, un punto multiply. Però, ovviamente, with great power comes great responsibility. Se noi, ora che noi abbiamo il potere di definire gli operatori su qualsiasi tipo e qualsiasi altro tipo, dobbiamo utilizzarli in maniera responsabile. E per esempio, se abbiamo bisogno di creare una somma che non abbia la commutativa, vabbè, se ha senso lo possiamo fare, però rischiamo poi di confondere chi la classe la va a utilizzare. Molto probabilmente la classe non verrà utilizzata soltanto da noi. Se facciamo il lavoro bene, la classe verrà utilizzata da noi e anche da altre persone che avranno bisogno, ad esempio, di un vettore 2D. In questo caso, per esempio, io definisco lunghezza dell'array come una componente di un vettore, con una componente al quadrato più l'altra componente al quadrato, radice, la somma è radice quadrata del tutto. È lecito farlo, però c'è un tipo di dato in Python che si comporta allo stesso modo. Ad esempio, i numeri complessi possono essere rappresentati come un vettore, ma non hanno la proprietà len per avere la lunghezza di questo vettore. Posso mettermi a dire sì, se io chiamo len su questo oggetto mi dà la lunghezza del vettore stesso, ma nel resto del linguaggio len viene utilizzato su collezioni, su liste, per sapere quanti oggetti, elementi hanno. Per cui è un po' un abuso definire len in questo modo. Sarebbe stato meglio avere questo come un metodo tradizionale: def length di self, due punti, return, eccetera eccetera. Quindi bisogna capire che abbiamo questo potere, ma non ne dobbiamo abusare. Poi vabbè, perché è anche un potere particolarmente, possiamo dire, pesante, perché possiamo andare veramente a modificare molto il linguaggio, cioè non modificare molto, ma quanto abbiamo proprio un controllo molto completo su come
su come si comporta l'oggetto. Ad esempio, potrebbe diventare una funzione. Se implementiamo il metodo call, improvvisamente il nostro oggetto può essere chiamato come una funzione normale. Possiamo avere degli oggetti che si comportano esattamente come un dizionario, nell'esempio di prima. Magari l'implementazione di dizionario in Python è troppo lenta o non ci piace per qualsiasi motivo. Magari ci dobbiamo mettere dietro l'idea di dizionario diversa che ci può essere in un Google, nel cloud di Google, che ne so. Possiamo definire il nostro tipo che ha la sua implementazione di in, la sua implementazione di get item, la sua implementazione di set item e di tutti i metodi che uno si aspetta da un dizionario, e lo possiamo utilizzare in maniera intercambiabile con un qualsiasi altro dizionario finché questo oggetto si comporta abbastanza bene e works like a duck. Se si comportano nello stesso modo, fa differenza? Deve fare differenza? Secondo Python no. Possiamo ad esempio definire la funzione CMP, che restituisce CMP di AB restituisce 1 se A è maggiore di B, restituisce 0 se A è uguale a B, restituisce meno 1 se A è minore di B, se non vado errato. In aggiunta a questo possiamo definire anche separatamente, come abbiamo visto che fanno gli numeri interi, possiamo andare a definire separatamente not equal, possiamo definire separatamente equal, possiamo definire separatamente maggiore, maggiore uguale, minore, minore uguale. È indispensabile che queste funzioni si comportano come uno si aspetterebbe che si comportino? No, vogliamo che un file minore, un numero che quando faccio file minore di 0 il file venga eliminato? Lecito. Però non è il massimo della vita, cioè porta codice che diventa velocemente illeggibile. Ecco, un altro dei principi di Python quando si costruiscono oggetti è quello di cercare di avere nell'utente la minore confusione. Dobbiamo cercare di realizzare il fatto che noi non stiamo scrivendo codice soltanto per noi stiamo scrivendo codice per noi e per chi lo riutilizzerà, e che quindi le cose si devono comportare nel modo più predictable, nel modo che è più facile, che è più semplice aspettarsi dagli oggetti. Se noi non stiamo gestendo dei numeri, sì, possiamo, se non stiamo gestendo liste, se non stiamo gestendo cose del simile, se stiamo gestendo persone, sì, possiamo definire l'addizione come l'istituzione del matrimonio tra i due, però capite bene che è uno stretch. Poi è possibile anche portare questo abuso, l'abuso dell'overloading degli operatori, nel termine tecnico, al punto in cui abbiamo a crearci un linguaggio, possiamo portarlo, questo abuso, in segno positivo, nel senso che possiamo portarlo ad avere un linguaggio che si adatti particolarmente a quello che dobbiamo fare. Ad esempio, mi ricordo, adesso non ho presente esattamente il tipo, c'è una libreria di parser di regular expressions che fa un uso pesante di questo overloading, in modo tale da avere il linguaggio che si usa nel campo tecnico per fare queste operazioni di parsing del linguaggio eccetera, trascritte paro paro come uno lo scriverebbe sul foglio, trascritte in Python, e le cose funzionano magicamente. E quindi è quella della creazione di linguaggi per dominio, è un campo molto interessante, molto vasto, di cui però non abbiamo modo di addentrarci. L'importante è capire che noi abbiamo il controllo totale su come i nostri oggetti si comportano. Possiamo definire come le operazioni di base inbuilt del sistema, del linguaggio, si comportano su di essi, e che però questo potere che abbiamo sugli oggetti viene anche la responsabilità di far sì che gli oggetti si comportano come chi poi va a utilizzare la classe si aspetti che questi oggetti si comportano.
Ad esempio, un esempio pratico, range, la funzione range mi va a funzionare su interi. Per esempio, for i in, facciamo qua, for i in range di 2, print i, Python 3, giusto? Ma se io voglio fare, posso dire da 2 a 5, stampa i, posso dire da 2 a 5 compasso, da 2 a 10 compasso 2. Sono parametri che range prende, però range vuole parametri interi. Se per esempio io mi serve fare, mettiamo l'esempio che ho messo sulle slide, voglio fare una tabella di valori che la funzione seno prende da meno p a più p, no? Import math, abbiamo math.p, comodo, abbiamo math.sin di math.p, sì, che praticamente 0, vabbè, e vogliamo fare una tabella con valori che vanno da meno p a p. Possiamo usare range su questo valore? Purtroppo no. In range dovremmo fare math p da meno p a più p a passo p decimi, ad esempio print math sin di i, magari senza l'u. Ho commesso altri errori oltre a quello di... certo, continuo a confondere Python 2 con Python 3. Grazie al cielo voi non avete questo problema di transizione. Ok, quello che succede è che range si incazza perché voi gli avete passato un float e lui vuole un intero. Tant'è. Se noi abbiamo bisogno di fare questa operazione però su float, come possiamo fare? Possiamo definirci il nostro range. Cosa che ho fatto qua? Ci prendiamo lo stesso costruttore di range, quindi con un inizio, una fine e un passo, e ce li memorizziamo all'interno. E poi chiamiamo questa funzione particolare che è iter, che viene utilizzata da for per fare l'iterazione sui vari elementi. Siccome iter si comporta in una maniera abbastanza particolare, perché dovrebbe restituire un oggetto che poi a una chiamata fa il next, che un oggetto a sua volta che poi ha dei metodi particolari e poi deve fare delle, cioè c'è un intero parte su come gli iteratori che vengono portati, che vengono ritornati da iter, si devono comportare. Siccome è una cosa abbastanza complicata, Python ha risolto il problema creando la parola chiave yield, che utilizziamo qua. Che cosa vuol dire? Allora, yield funziona, vuol dire così. Questa una funzione che ha yield invece di return non è una funzione, è un generatore. Il generatore va in esecuzione finché non arriva allo yield. Allo yield la funzione si ferma, restituisce il valore che deve restituire, e solo se rimane bloccata lì, non esce, non distrugge, non perde i valori che hanno le funzioni all'interno. Quello che succede è che la funzione viene fermata in quel momento. Se dovesse servire un secondo valore, la funzione riprende dall'istruzione yield e da lì continua finché non arriva per una seconda volta all'operazione yield. Ad esempio, def. Come? L'esecuzione viene ripresa esattamente come se non fosse successo, come se non si fosse fermata. Viene salvato lo stato della funzione e poi viene ripristinato. Quindi ad esempio facciamo vediamolo passo passo su questo esempio, che forse è più semplice. Cosa succede qui? Quello che succede è che creiamo l'oggetto range float con i nostri parametri, viene chiamata la init, memorizziamo start, stop e step. Poi la parte di linguaggio che si dedica a for
vede che l'oggetto range float effettivamente ha il metodo iter, lo chiama. Poi c'è una parte di linguaggio, diciamo, che si preoccupa di trasformare questo generatore in un iteratore. Non sto ad annoiarmi sulle specifiche. Quello che succede è che la funzione viene chiamata, in parole povere, e cominciamo. Questa funzione viene assegnato il valore iniziale result, che è il valore iniziale start. Entriamo nel ciclo, non succede niente perché siamo nel ciclo effettivamente, e restituiamo immediatamente il valore. Quello che succede adesso è che una volta che abbiamo restituito il valore, lo passiamo immediatamente al ciclo for, che poi lo va a mettere in tick e lo usa per stampare tick e send tick per la nostra funzione. Poi il controllo passa, torna di nuovo al ciclo for, che chiede il prossimo valore di range float, e il controllo torna a yield di result e all'espressione successiva, che aggiunge a result il passo step. Result più step è minore di stop? Sì. No? Allora continuiamo il sì, quindi continuiamo il ciclo e restituiamo il prossimo valore. Il valore passa di nuovo al ciclo for, che viene memorizzato in tick e viene utilizzato dalla nostra funzione. Quando poi raggiungiamo la fine del codice e usciamo dalla funzione, questo significa che il nostro generatore ha smesso di generare elementi, che la lista è vuota e che quindi il ciclo for può terminare. È chiaro? Sì, attivamente posso avere più... Certo, non si può essere uno yield. Ad esempio, per esempio il numero, la serie di Fibonacci, un generatore della serie di Fibonacci, lo creiamo subito. Def Fibonacci, anche se non è un buon esempio, facciamo che ci mettiamo un limite, numbers uguale a 10, lo limitiamo a 10 elementi perché la serie di Fibonacci è infinita. E come lo facciamo? Ad esempio, la serie di Fibonacci si basa sulla somma dei due elementi, dei primi due elementi e l'elemento successivo. La somma dell'elemento 1 e dell'elemento 2 e dall'elemento 3, la somma dell'elemento 2 e dell'elemento 3 e dall'elemento 4. Quindi possiamo iniziare ad esempio scrivendo direttamente yield 1 per i primi valori. Quindi numbers meno uguale a 2 perché 2 ne abbiamo restituiti. E poi dire prev uguale a 1, prev uguale a 1, for i in range di numbers, che yield prev, il prossimo valore è number, è result uguale a prev 1 più prev 1, 2, yield result. Come? Ovviamente. Prepare. Poi restituiamo, andiamo al ciclo di risultato e avanziamo lo stato con prev uguale result, con prev uguale a prev e prev uguale result. Sì, perché non ha messo i puntini quando sono andato a riprenderlo. E se tutto va bene, for i in Fibonacci, print i, non va bene, usiamo questo, un editor normale. Def Fibonacci. Poi
pare sia ragionevole. Un attimo. Ovviamente. Come magari non in quel modo del diamine, ma questo punto pai. No, number. Oh Gesù, certo. Ok, adesso usciamo, ripeto 3 con test pi. Import test. Yes. Test.fibonacci è quello che abbiamo definito. Corti in test Fibonacci. Print. E eccoci qua. Chiaro? Domande? Questo è come funziona yield. Chiusa parentesi su yield. Quindi l'importante, la cosa importante qua è che non avevamo un oggetto che si comportava come volevamo noi, ce lo siamo creati in 3, 6, 10 righe. In 10 righe abbiamo esteso il linguaggio nel modo in cui ci serviva. E abbiamo la nostra, con altre 2 righe abbiamo la nostra tavola. Adesso andiamo a fare un altro esempio, andando a sviluppare il concetto che avevamo fatto del vettore a 2 dimensioni. Ok? Class Python, please. Class vector 2. Troppo. Allora, abbiamo detto che la nostra init è abbastanza semplice, noi ci prendiamo le 2 componenti e abbiamo self.x uguale a x, self.y uguale a y. Andiamo a definire la somma, stavolta in maniera giusta magari. Self other facciamo. Return, dobbiamo restituire ovviamente un vettore 2D più un vettore 2D, che cosa sarà? Un vettore 2D. Quindi andiamo a creare il nostro stesso costruttore con la nostra componente X più la loro componente X, poi la nostra componente Y più la loro componente Y. Allo stesso modo possiamo fare sub set other return vector 2D di la stessa cosa ma con il me. Sì, la stessa cosa ma con il me. Fin qui non ci sono problemi. Adesso l'operazione successiva sarebbe il prodotto, ma sappiamo che per i vettori ci sono 3 modi per fare un prodotto tra vettori. Abbiamo il dot product, che è il prodotto che dà uno scalare, il cross product, che è un vettore, che è il prodotto che dà un vettore che è ortogonale ai 2 di input, e abbiamo il prodotto per uno scalare. Ora non ci curiamo del cross product perché siamo nel caso bidimensionale, e quindi qui non è nemmeno definito, perché dovremmo andare nella terza dimensione per farlo. Abbiamo comunque 2 definizioni di prodotto, uno che mi dà vettore per vettore uguale scalare, l'altro che vettore per scalare uguale vettore. E per l'accezione del duck typing noi non sappiamo se other è un vettore o uno scalare. Che cosa possiamo fare? Possiamo provare a fare un prodotto, e se non funziona chiediamo perdono e facciamo l'altro. Cioè def mul di self other. Noi proviamo a interpretarlo come un prodotto tra vettori, quindi a dire return self.x
per self-other.x più self.y per other.y. Assumiamo il caso che abbiamo un prodotto tra che other è un vettore, stiamo facendo un prodotto tra vettori e noi restituiamo il valore di questa espressione. Se ci viene dato un numero, che succede? Succede che non hai il punto x, non hai il punto y. Che cosa succede quando proviamo a prendere un numero e metterci punto x? Banalmente lo andiamo a vedere. Il numero non ha un attributo x e abbiamo un attributo error. E noi lo andiamo a beccare. Se c'è un attributo error, niente paura, caro Python, ci pensiamo noi. Evidentemente abbiamo a che fare con un numero. E allora possiamo fare la cosa giusta quando si somma si moltiplica un numero con un vettore, cioè vector 2D di self.x times other è un numero, self.y times other. Siccome questa è una funzione che non si comporta in maniera ovvia come gli altri, magari ci mettiamo anche una dot string. Tries to perform a dot product if we can't. Tries to perform a scalar product. Quindi other può essere, ad esempio, possiamo scriverlo a parole, either a vector 2D, a vector or a scalar. Oppure se magari abbiamo un tool che si va a fare abbiamo delle estensioni del linguaggio che effettivamente vanno a controllare la correttezza dei tipi, si possono costruire in una cinquantina di righe circa, non andiamo a farlo oggi. Magari possiamo scrivere così, int o vector 2D. Non importa che annotazione usiamo, l'importante è che poi la sappiamo utilizzare. O noi esseri umani come documentazione extra, o il linguaggio stesso se gli abbiamo detto di fare dei controlli. Cos'altro possiamo fare con un vettore? Fammi vedere qua. Un vettore, giusto, possiamo vedere se due vettori sono uguali. Non possiamo fare maggiore o minore, non possiamo fare maggiore uguale o minore uguale, perché queste operazioni non sono definite su vettori. Possiamo vedere se sono uguali. Quindi def ec self other è vero se self.x è uguale a other.x and self.y è uguale ad other.y. Ora, se vi ricordate da prima, abbiamo visto che però tutti gli oggetti standard hanno anche un maggiore uguale, un minore uguale, operazioni che a noi non piace avere, perché noi siamo vettori, i vettori non c'hanno il maggiore, non c'hanno il minore. Poco male. Def, possiamo fare ad esempio def di ge greater or equal self other, dire no, this value error cannot compare vectors, ad esempio. Una cosa, torniamo un attimo alla moltiplicazione. Qui abbiamo gestito il caso in cui abbiamo, vi ricordate prima, abbiamo detto che l'ordine dei vettori e delle componenti conta. Quindi noi abbiamo gestito il caso in cui facciamo vettore per vettore, abbiamo gestito il caso in cui facciamo vettore per numero, però potremmo voler fare numero per vettore. Purtroppo il Python non ci offre gli strumenti per gestire questo modo. I tipi di dati interni a Python sono predefiniti, non possono essere toccati. Ci sono linguaggi che permettono di fare questo, come Ruby,
ma per questioni o filosofiche o implementative, questo onestamente non lo so, i tipi di dato del linguaggio stesso non sono mutabili, sono quelli, e se non ci piacciono ce ne possiamo, la soluzione l'abbiamo settimana prossima con l'ereditarietà. Prego. Dove? Sì. Sì, genera un'eccezione di tipo value error e con quel commento lì, con quel messaggio lì. Forse no, aspetta, credo che si debba fare così. Controlliamo. No, sono un asino. Sono un asino. Eccoci qua. Vediamo un po' che altre cose carine possiamo fare. Questo è dopo. Vettore 2D. Ok. Facciamo 5 minuti di pausa? Sì. Faccio 5 minuti di pausa. Com'è? Rabi. Rabi. Rubi. È un linguaggio in certi versi. Ok. Simile ma diverso in alcuni modi. rabi-lang.org se non vado errato. Sorry. Al posto dell'overloading c'è il dark typing, nel senso che tu non controlli gli argomenti che ti arrivano, e semplicemente massimo se è importante, se hai bisogno di fare overloading, lo fai sugli argomenti delle funzioni che ti arrivano. Ad esempio l'avevo fatto vedere prima, ad esempio fammi venire in mente un esempio, invece di definirle più volte fai, la gestisci con argomenti opzionali, la gestisci con argomenti con numeri, con gli argomenti quelli che possono essere aggiunti in maniera con quella la sintassi da star. Addirittura c'è un altro modo, se ho fatto asterisco in questo modo, invece di avere gli argomenti in una lista, cioè li ho in un dizionario, quindi poi io posso andare a chiamarla come U di cat di fare sì. E dentro qua args c'ha come args prende un dizionario che c'ha cat come nome, come chiave, e noti come valore. In questo modo puoi prendere, puoi veramente avere una funzione che è una qualsiasi signature. Ok, ma tu dici per esempio ridefinire l'ADD, io posso ridefinire l'ADD come voglio, che prende il verso un'altra cosa. Sì. Quindi a runtime viene comunque tenuto il, cioè viene applicata l'ADD che ho definito io, perché il tipo. Sì. Perché lui se il linguaggio fa semplicemente dire se faccio A più B, il linguaggio è quello che fa veramente A ADD. E l'ADD che viene usata è quella rispetto alla quella, quella a sinistra, a infatti avevo detto prima. Vogliamo fare 2 per vettore, purtroppo non si può fare il 2 in built, non lo possiamo modificare. Si potrebbe modificare facendo sottoclassando l'int, a quel punto faccio
a quel punto io mi ridefinisco la def come voglio, quella ad come voglio, però poi devo, non posso nemmeno utilizzare il 2, devo utilizzare il 2 di quel tipo lì che mi sono ridefinito, quindi in sostanza non si può fare. Mentre c'è il linguaggio Ruby, invece queste cose si possono fare, si possono costruire anche, fare anche costruzioni molto carine, ad esempio ci sono estensioni del tipo 2 minutes. E poi blocco di codice, tra 2 minuti mi fai questa operazione. È un livello di controllo sul linguaggio in più che Python non offre, sono trade-off. Cioè, a parte anzi, quali altri linguaggi lo offrono? Infatti non ho mai visto questa cosa. Come hai fatto a fare questo lavoro? Sito web, timertab.com. Magari non vi conviene typing tutto era apprezzabile. Okay. Più che altro io avrei inserito un esempio pratico. Adesso arriva l'esempio pratico, se riesco a farcelo stare. Perfetto, va, sì. Tra vector e un altro tipo che andiamo a creare adesso. Fantastico. Se riesco a trovare la funzione. Ah, l'appendice funzionale, quella che piace a me. Perfetto. Allora, per chi è riuscito a rimanere lungo la pausa, facciamo un argomento un po' più leggero, un po' diverso da quello che abbiamo fatto prima, non indispensabile, perché so che la gente... perché so che ci sono impegni, pendolarismo, anch'io sono pendolare, prendo. Quindi rilasciamo per adesso un argomento meno importante, ma sicuramente carino, che sono le piccole parti di funzionalità che ci sono dentro a Python. Cioè, che cosa vuol dire? Secondo statistiche che vengono fatte in generale sul tipo di sul programma tipo, il 90% del programma del tempo di esecuzione del programma viene speso applicando su un ciclo le stesse operazioni sui vari elementi di una lista. Il classico for i uguale a 0, i minore di numero di elementi, eccetera. Fai questa operazione sull'elemento i. E ci sono l'aspetto funzionale permette di fare operazioni, la stessa operazione su più elementi di una lista nello stesso modo, ma scritto in maniera un po' migliore, un po' diversa. E ci sono questo e in realtà per esempio quando Google parla di MapReduce non si tratta nient'altro che dell'applicazione di questo delle operazioni che andiamo a discutere adesso con voi velocemente. E in principale quelle della map, della lambda, delle discomprehensions e delle operazioni poi di riduzione. Che cosa sono? Prendiamo un esempio semplice, la media armonica. Cos'è la media armonica? È la somma degli inversi. Facciamo la somma degli inversi, ne facciamo l'inverso e la moltiplichiamo per il numero degli elementi. Quindi come la faremo fino a questo punto del corso, la media armonica è dichiarando il risultato, ci aggiungiamo gli inversi e poi dividiamo il numero di elementi per il risultato che abbiamo. Chiaro?
Sono riuscito a sbagliare anche quel codice là in alto. Facile. Come possiamo passare da questo modo imperativo di raggiungere il risultato, in cui diciamo computer tu fai questa e quest'altra cosa, in un modo che invece sia un po' più descrittivo, diciamo, per ottenere lo stesso risultato? Cominciamo a capire che quello che abbiamo dentro il for i in numbers e che polimissi è disconnesso, è che questo in realtà è un blocco di codice, può essere tranquillamente una funzione. In un certo senso noi stiamo applicando questa funzione ad ogni elemento dell'array, ad ogni elemento della lista. Noi stiamo dicendo fammi l'inverso e poi mi sommi tutto. C'è un altro modo per esprimere lo stesso, c'è un modo per esprimere la funzione nel modo in cui l'ho appena messo, è quello di appunto creare questa funzione e poi dire map della funzione alla lista. Cosa vuol dire? Che io a ogni elemento di number lo sostituisco con 1 over di number e poi ne faccio la somma. Questa è l'operazione di map, in cui applico a tutti i dati la stessa operazione. Sum è un'operazione di reduce, dove prendo la lista di dati su cui ho fatto la map e la riduco a un solo valore. Questo è il famoso map reduce di Google, su cui poi ha costruito il sistema operativo, il motore di ricerca. Ma se dovessimo andare a definire una sottofunzione, attenzione, questa è una funzione dentro una funzione, vuol dire che possiamo non è niente di particolare, vuol dire che semplicemente che possiamo accederci soltanto all'interno di harmonic average e che al di fuori questa funzione non è definita. Diciamo che è un modo un po' macchinoso di gestire la situazione. C'è un modo più snello di definire una funzione, che magari ci serve soltanto un paio di volte, ed è con l'operatore lambda. È una sintassi leggermente diversa che possiamo utilizzare quando abbiamo una sola operazione, una funzione che fa una sola cosa, e la sola cosa che fa è restituire un valore. Come ad esempio one over, che mi restituisce il pannello di autenticazione fallita di Ubuntu. Pardon? Ok. C'è appunto l'operatore lambda, è una sintassi un pochino particolare, che è questa: lambda degli argomenti, due punti, valore da ritornare. Questa funzione che c'è qua dentro la map, che c'è qua, è uguale identica a one over, l'unica cosa che cambia è che questa non ha un nome, è una funzione anonima. Questa e questa qua. È semplicemente una sintassi leggermente diversa per esprimere la stessa cosa: lambda, argomento, due punti, valore da ritornare. E la possiamo siccome è anonima, la possiamo passare direttamente come un parametro all'interno, per esempio, di map, che la usa per restituire il valore che abbiamo. Prego. Number serve per avere un bel errore di esecuzione, in realtà è numbers. E la lambda solo parametri? No, la lambda può avere un numero arbitrario di parametri, questa ne ha uno solo. Okay. Se volessimo avere una lambda che ha più parametri, si fa lambda di xy, ad esempio, due punti x più y. E poi facciamo la lunghezza del risultato sulla somma dei valori del risultato stesso. Ma possiamo portare un livello oltre. Consideriamo che questo è un modo abbastanza macchinoso di esprimere il concetto, effettivamente lo è, e il linguaggio Python offre la list comprehension, cioè che è un modo ancora più elegante di esprimere lo stesso concetto. E si scrive così: per ogni elemento x nell'array numbers tu sostituiscimelo con uno su x. E la stessa cosa di map va scritto un pochino meglio. E poi facciamo la stessa operazione di somma di lunghezza su divisione.
La no, in Python non c'è nessuna differenza che stavo per dire. Python 2 ce n'era una, ma questo è un corso di Python 3 e quindi non ci interessa. No, la cosa che volevo dire è che comunque a differenza di magari qualcuno di voi, comunque cioè la differenza è che quando noi facciamo result, quando noi facciamo questo assegnamento, una cosa da tenere conto è che noi non andiamo effettivamente a fare l'operazione di divisione sugli argomenti. Quello che abbiamo, che generiamo qua dentro in realtà è un generatore come quello che abbiamo visto prima. Quindi questa operazione va a definire è come se mi andasse a definire una funzione in cui abbiamo messo dentro gli yield. Quando siamo arrivati qua non abbiamo ancora calcolato i valori. I valori li calcoliamo su richiesta quando abbiamo le funzioni di reduce come lunghezza o somma. Oppure, siccome è stupido, che cosa succede qua però? Che siccome i valori vengono calcolati su richiesta, quindi li richiediamo due volte, una volta qui e una volta qua. E quindi mi vengono, questo generatore genera i numeri due volte. Ha più senso allora scriverlo una volta sola. A questo punto lo possiamo passare direttamente come argomento della stessa sum, non servono le parentesi dentro le parentesi. Un'altra cosa carina della sintassi. E quindi il risultato è questo: abbiamo ritorna il numero degli elementi diviso la somma dell'inverso degli elementi. Se noi andiamo di ciascun elemento, se noi andiamo a leggere quello che abbiamo scritto e andiamo a confrontarlo con l'espressione stessa della media armonica, notiamo che c'è una particolare corrispondenza. Somma sum for x numbers for x nell'array nel vettore di numeri di 1 su x, la lunghezza dell'array abbiamo fatto lo stesso lavoro, ma l'abbiamo espresso quello che, in un certo senso abbiamo espresso quello che vogliamo e non come raggiungerlo. Quindi non è il solito modo imperativo di fare le cose, è un paradigma diverso. Python è un linguaggio multiparadigma e ci permette di fare ciò. E non abbiamo come funzioni di reduction, non abbiamo come funzioni che vanno a che possiamo dire funzionali, non abbiamo soltanto queste, abbiamo anche per esempio la zip che prende due vettori e li associa in quel modo. E se abbiamo tempo riusciamo a vedere anche come ciò viene utile. Abbiamo per esempio la any che mi dice se uno qualsiasi dei valori che passiamo dei valori che passiamo è vero. Abbiamo la all che ci dice se tutti i valori sono veri, da questo any and all, quindi utili per le espressioni booleane. Poi abbiamo sum, abbiamo max, abbiamo min, abbiamo già visti con buon SKS. Per esempio possiamo passare una cosa carina è che questi che per esempio max ha come argomento opzionale key. Cosa succede? I numeri vengono ordinati in base ai numeri. In questo caso noi vogliamo tra i numeri quello che ha il valore assoluto più alto. Quello che fa max è calcolare key per ogni elemento di numbers e ci restituisce quello che ha il valore di key più alto. Quindi se per esempio abbiamo un elenco di persone, vogliamo sapere chi è il cognome più lungo, possiamo fare max numbers key uguale lambda x len di x.name per il nome più lungo, e lui ci restituisce il contatto con il nome più lungo. In modo diverso dovremmo fare il classico ciclo calcolandoci il punteggio di lunghezza del nome per ciascuna persona e chi ha il punteggio più lungo in quel momento. Insomma, questo rende è una scrittura molto più concisa di quello che vogliamo, poi come raggiungerlo in un certo senso ci pensa il linguaggio stesso.
Poi niente, ci sono anche altre cose carine, di come le dictionary comprehensions. Le set comprehensions, per cui purtroppo non abbiamo il tempo di vedere. Ad esempio, la dictionary comprehensions ci sarebbe venuta utile nell'esempio in cui siamo andati a fare la tavola di valori del seno. Invece di stampare valore e il x e il seno di x, potevamo crearci un dizionario dei valori di x e del seno di x. Semplicemente in quel caso avremmo scritto così: x map sin x for x in range, com'era? Range float di p meno, di meno p, p, p decimi. In questo modo abbiamo un dizionario che possiamo salvare sul disco, fare, o possiamo utilizzare nei modi normali di un dizionario, con cui possiamo utilizzare un dizionario. A questo punto noi abbiamo 9 minuti. Proviamo a utilizzare questo tempo per fare un'estensione a dimensioni arbitrarie della funzione vector 2D che abbiamo fatto qua. Noi qui non ci viene comodo farlo, cioè noi qui abbiamo utilizzato un vettore a due dimensioni. Vediamo come possiamo fare a creare la stessa cosa con un numero, diverso di dimensioni. Aspetta, questo lo salviamo. Vector2d.py. Proviamo a fare la stessa cosa ma con un numero di dimensioni ignoto. Cioè class vector. Prima di tutto, init di che? Immagino che chi ha bisogno di chi ci chiami ci passi semplicemente l'elenco dei componenti per ciascuna dimensione del vettore. Quindi semplicemente chords. Quindi poi ci verranno a chiamare come vector di 2, 3, 0, vettore tridimensionale. Componente 2x, 3y, 0, 3 e z, 0 oppure 4 dimensionale, 5 dimensionale, va bene, li possiamo gestire. Self.chords uguale a chords. Però andiamo a vedere come la utilizziamo questa struttura dati. Ad esempio, torniamo sulla somma this, that. Sommiamo this a that. Come facciamo? Dobbiamo prendere ciascuna coordinata di this con ciascuna coordinata di that e le dobbiamo sommare. Abbiamo visto un metodo per prendere ciascun elemento ciascun elemento nelle successive posizioni, nelle stesse posizioni. Insomma, dobbiamo usare zip. Perché se noi dobbiamo sommare 1, 2, 3 più 4, 5, più 4, 5, 6. Noi abbiamo zip che ci dà 1, 4, 2, 5 e 3, 6. Chiaro, quindi nel nostro caso zip ci permette. È troppo in basso? Riuscite a leggere l'ultima riga nonostante la busta verde? È difficile. Ok, quindi zip ci permette di associare a ogni tra i due vettori le componenti, le stesse componenti. Quindi ci associa al componente x di un vettore e l'altra componente x, se associa un componente y l'altra componente y, se associa un componente z l'altra componente z, e noi lo usiamo. Ad esempio possiamo dire return dobbiamo restituire un vettore di componenti dobbiamo lavorare sulle componenti di uno e dell'altro, sulla successiva componente di un vettore e dell'altro. Quindi chiamiamo la componente generica A e B in zip di this e that. Su queste componenti noi dobbiamo andare a fare la somma e dobbiamo restituirla come una lista, che è esattamente quello che stiamo andando a fare. Quindi questa espressione
dovrebbe andarci a dire che prendo ogni componente di IS e ogni componente di DET, la metto in A e B e ne faccio la somma. La list comprehension, sì, è una list comprehension. E mi dice a ogni coppia AB di componenti nella stessa dimensione, tu mi ci sostituisci la loro somma e mi crea un vettore con queste componenti. Siete convinti? Proviamo a seguirlo su IPython, oppure può essere, non lo so, ma facciamo finta che siete convinti, dai, che è tardi. Sub this that è la stessa cosa, semplicemente col meno. Andiamo a vedere una cosa un pochino più interessante, magari non tanto il prodotto quanto un problema diverso. Noi abbiamo qui un'estensione a n dimensioni, però ci piacerebbe essere in un certo senso compatibili con la vector 2D. Chi usa la vector 2D usa il punto x e il punto y, ma noi qui il punto x e il punto y non ce l'abbiamo, no? Quindi se noi passiamo un vector ad un codice che si aspetta un vector 2D, il duck typing salta e il programma si lamenta, il programma lancia un'eccezione. Ma non sarebbe nemmeno giusto che noi andiamo qua a dire che vector ha un campo x e un campo y. Chi ci ha detto che vector ha due dimensioni? Potrebbe averne una sola, potrebbe averne tre, ne potrebbe averne 10. Come risolviamo questo fatto? Possiamo risolverlo con uno di questi metodi speciali che si chiama getAttr. Questo selfName, cosa succede? Questo metodo viene chiamato ogni qualvolta noi cerchiamo di accedere a un campo di una variabile, di un oggetto, quando questo oggetto quel campo non ce l'ha. Quindi ad esempio se noi a questo punto che abbiamo definito questa funzione proviamo a prendere un oggetto vector e facciamo vector.x, Python vede che vector la x non ce l'ha e allora chiama getAttr di selfName, di selfX in questo caso. E possiamo dirgli semplicemente se il nome è x, allora vedi di restituirgli course di 0. Se il nome piuttosto è y, vedi di restituirgli la coordinata 1, ad esempio, no? E quindi improvvisamente il nostro oggetto ha i campi x e y, anche se non li abbiamo definiti. E questo ci permette ad esempio di essere retrocompatibile, oppure ci permette di scrivere codice in maniera più chiara. Adesso andiamo a vedere il codice che avevo già scritto. Ad esempio vediamo per il vector questo qua, il prodotto in tre dimensioni scritti con le coordinate come ce l'abbiamo prese prima. Dobbiamo andare magari l'abbiamo preso da un formulario che usa A1, A2, A3 per le tre componenti. Qua abbiamo gli indici 0, 1 e 2. Quindi andare a scrivere il codice così, assicurandosi che uno ha scritto gli indici in maniera giusta, è parecchio complicato. Infatti avevo sbagliato nel farlo la prima volta. Quello che ho fatto io qua, avendo un po' più di tempo, è mi sono costruito un dizionario di shorthand che getAttr va a utilizzare, in modo tale che faccio vector.x mi prende l'elemento 0, vector.y mi prende l'elemento 1, vector.z mi prende l'elemento 2, eccetera. E questo mi permette, per esempio, di riscrivere la funzione per il prodotto cross in maniera più leggibile, y, z, x, z, x, y, e più naturale per l'utente. Se poi abbiamo qualcuno che ha bisogno di coordinare di vettori a sette dimensioni, pazienza, al massimo andrà a modificarsi la funzione, voglio dire. Però in questo modo, con poca spesa da parte nostra, in un certo senso, abbiamo permesso a vector
di essere compatibile ad esempio con Vector 2D, ci siamo permessi di avere un codice molto più leggibile e nello stesso senso nello stesso tempo non siamo andati a intaccare in un certo senso la purezza o il senso del linguaggio della classe Vector. Domande? Ho concluso.